Amici di Directa Sport, è iniziata Carbonia Ostia Mare, gara valida per la 27esima giornata del campionato di Serie D. Qui l'Ostia Mare però dall'altra parte un 3 contro 2 che può provare a sfruttare Bertoldi. Il tiro con il destro la tiene lì Adam Idrissi. Bertoldi e Tirelli, destro o mancino? Parte Tirelli col mancino, palla fuori. Bertoldi, il tocco per Sabelli, inserimento sulla destra, mette dentro il cross, calcia alle stelle Davide Lo Russo, che occasione per l'Ostia Mare. Idrissi, qui attenzione la pressione di Lo Russo, palla persa, attenzione allora ancora a Bertoldi, il tiro sull'esterno della rete. Sus mette dentro il cross per Guizzi che non arriva, poi Porru, altra palla messa dentro, Guizzi di testa, palla alta sopra la traversa. Giù Sabelli, servito Bertoldi sulla sinistra, possibilità di andare all'uno contro uno, prova ad accentrarsi, limite dell'aria, bella l'imbucata per Pellacani, il sinistro, il gol del vantaggio per l'Ostia Mare che sblocca la partita dopo neanche 9 minuti in questo secondo tempo. Ottima l'imbucata per Lorenzo Pellacani, stavolta controlla bene con il mancino, fa 1-0 a Carbonia. Attenzione qui al colpo di testa di Lo Russo che può favorire Pellacani, non affonda il numero 9. Ancora Lo Russo e Pellacani, grande finta, ne fa fuori i due, il classe 2000 che sta decidendo la partita, il tocco per Lo Russo, palo rete, colpo da biliardo, raddoppia Davide Lo Russo, fa 2-0 a Carbonia per l'Ostia Mare. Una grande iniziativa orchestrata da Pellacani e proprio il numero 10, l'Ostia Mare raddoppia. Ha avuto un'occasione simile Davide Lo Russo anche nel primo tempo, lì aveva sparato alle stelle, stavolta invece ha preso bene la mira, che attenzione all'Ostia Mare che può addirittura dilagare, il tocco dietro nuovamente per Lo Russo che perde il tempo per calciare. Il tiro non va troppo lontano dalla traversa, provato da Alessandro Aloia. Sul rinvio lungo del portiere dell'Ostia Mare l'arbitro fischia 3 volte, finisce 2-0 per la squadra di mister Mastrodonato, la sfida allo Zoboli.